Storia, letteratura e cinematografia non gli sono stati molto amici. Lo hanno accostato spesso a esseri malefici o malvagi e a poco è servita la redenzione fornitagli da un supereroe come Batman. Il pipistrello, mammifero che popola le nostre città e campagne, non è ben visto dai più. Eppure rappresenta un elemento chiave per garantire un equilibrio biologico in natura. E sono animali che hanno un ruolo ecologico molto importante. Sono dei perfetti controllori del numero di insetti, cioè riescono a tenere basso il numero degli insetti, zanzare comprese ovviamente, che è l'argomento che più ci interessa durante l'estate in cui siamo fuori, in cui veniamo disturbati dalle zanzare, da qualche anno anche dalla zanzara tigre. Quindi il loro ruolo di predatori di insetti è molto importante per noi. Non solo, ma tra la sempre più crescente difficoltà a trovare rifugi per la riproduzione e la diffusione di pesticidi e veleni vari, la già dura vita del pipistrello è ancora più a rischio. In suo soccorso è arrivata da un anno Unicop Firenze, che con la campagna mirata, all'insegna dello slogan Un pipistrello per amico, ha cercato di spiegare a soci e clienti quanto infondate siano certe voci. Ad esempio, quella che vuole i pipistrelli attratti dai capelli di uomini e donne. Tutto falso, anzi, i chiroteri temono e non poco l'uomo e fanno di tutto per girare al largo. E soprattutto, di aiutare i pipistrelli a trovare nuovi potenziali alloggi. È nata così la Bat Box, la casetta in legno per adottare un pipistrello nel proprio giardino. Un esperimento perfettamente riuscito, visto che in un anno ne sono state vendute oltre 1200. Ma come funziona e come si installa la Bat Box? La Bat Box costituisce per molte specie di pipistrelli, specialmente per quelli che frequentano ambienti urbani, un rifugio alternativo, una possibilità in più dove trovare rifugio. Da queste prime sperimentazioni dell'anno scorso e da quello che si legge in letteratura scientifica, le esposizioni migliori sembrano essere due: quelle verso sud-ovest, più calde, con esposizione al sole per almeno 6 ore, e esposizioni opposte nord-est, invece più fresche. Le altre indicazioni sono un'altezza sopra i 3 metri, la vicinanza della vegetazione e quella dell'acqua, requisiti necessari per ricreare un habitat naturale. Una volta agganciata la Bat Box alla parete, non rimane che controllare di tanto in tanto eventuali presenze all'interno. Lo si capisce essenzialmente dai segni che si possono notare nelle vicinanze del nido. A questo punto si compila la scheda informativa presente all'interno della scatola insieme alle istruzioni, e a stagione passata la si riconsegna in modo che al Museo di Scienze Naturali di Firenze possano avere indicazioni ottimali per studiare al meglio il comportamento dei pipistrelli. Ma l'impegno di Unicop Firenze non è finito qui. Per aiutare la ricerca sono appena arrivate sui banchi le Bat magliette, simpatiche t-shirt con un pipistrello stampato sopra, che serviranno a incentivare la ricerca, visto che per ogni maglietta, dal costo contenuto, 1 euro sarà destinato alla ricerca e allo studio dei pipistrelli.